città di Castello, unitamente alla chiesa di Urbino, Urbania e Sant'Angelo in Vado, con il suo arcivescovo Giovanni Tani, e all'ordine domenicano con il maestro generale Fra Gerard Francisco Timoner, accolgono con gioiosa gratitudine il cardinale Gualtiero Bassetti, gli arcivescovi e vescovi, il clero, le autorità civili e militari, le persone consacrate, i laici e in particolare le persone disabili e chi le cura. Alla solenne celebrazione di canonizzazione di Santa Margherita di Città di Castello. Un grazie particolarissimo a Papa Francesco che in tempi rapidi ha firmato il decreto di canonizzazione elevando Margherita al culto universale, santa tra i santi. È davvero provvidenziale la coincidenza temporale della canonizzazione di Margherita con la celebrazione del 7° centenario della sua nascita, della sua morte avvenuta nel 1320. Questa piccola donna, che ci auguriamo venga presto dichiarata patrona universale delle persone disabili, con le sue molteplici malformazioni e sofferenze, ha testimoniato che è possibile vivere nella luce della santità evangelica. Giustamente l'inno canta: raggio di sol non colse le tue pupille spente, ma luce celestiale ti sfolgorò la mente. Anche le parole del poeta Pessoa esprimono bene l'esperienza di Margherita. La cecità che Dio mi ha dato è stato il suo modo di darmi la luce. In me esiste al fondo di un pozzo un pertugio di luce verso Dio. Là, molto in fondo, alla fine, un occhio fabbricato nel cielo. Margherita significa perla. Ci fa pensare alla perla preziosa di cui parla il Vangelo o anche all'espressione del profeta Isaia che mi permetto di parafrasare così. Non temere, piccola Margherita, umiliata e disprezzata. Tu sei preziosa ai miei occhi. Margherita è anche il nome dell'umile fiore che spunta prestissimo insieme alle profumate viole, annunciando la primavera. Il fatto che la canonizzazione sia giunta nel tempo della pandemia che ha contagiato il mondo sia segno di speranza e di vita nuova. Alto si leva il canto che in te saluta e addita il fiore suo più bello, Margherita. Santa Margherita, oggi, a distanza di 7 secoli, ti sentiamo più che mai vicina e lodiamo il Signore che ha fatto anche in te grandi cose. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, Dio le ha rivelate ai piccoli come te. Ottienici di vivere anche noi nella luce dell'amore divino nel quale tu eri immersa. Il padre domenicano Gianni Festa, postulatore della causa, che ringraziamo di cuore per il prezioso servizio svolto, leggerà la lettera decretale di Papa Francesco sulla canonizzazione equipollente di Margherita di Città di Castello. Lettera decretale di Papa Francesco sulla canonizzazione equipollente di Margherita di Città di Castello. La beata Margherita era cieca, ma vedeva la bontà nelle persone. Era zoppa e claudicante, ma camminava con grazia, perché sapeva di camminare umilmente alla presenza di Dio. La beata Margherita amava con un cuore magnanimo, anche se da bambina non era stata amata. Colpita dalla disabilità in varie forme, permetteva a tutte le persone che incontrava
di diventare migliori. Una rifiutata che accoglieva tutti i respinti e gli scartati. Era davvero una bella e autentica immagine dell'amore trasformante di Dio. Queste parole, tratte dalla lettera del maestro dell'ordine dei predicatori, Fra Gerard Timoner, descrivono in modo ispirato e precipuo i tratti della vicenda terrena della terziaria domenicana che nacque intorno al 1287 nel castello della Metola, non distante da Mercatello del Metauro, cieca e con altre malformazioni fisiche. I suoi nobili e ricchi genitori non sopportarono una disgrazia che offendeva l'orgoglio della famiglia e così la rinchiusero in una cella adiacente alla chiesa del castello, in modo che la vergogna restasse celata agli occhi del mondo. Dopo un breve soggiorno in un castello del Metauro, i genitori la condussero a Città di Castello, presso il sepolcro di Fra Giacomo, un frate laico francescano morto da poco tempo in concetto di santità. Speravano che il beato potesse operare la guarigione della bambina, ma il miracolo tanto atteso non avvenne. Fallito questo estremo tentativo, narra il biografo trecentesco, essi l'abbandonarono a Città di Castello, senza pietà, sola, senza provvedere a lei, priva di ogni soccorso umano. Per qualche tempo condusse una vita randagia, mendicando il pane. Quindi l'adolescente trovò riparo nel piccolo monastero cittadino di Santa Margherita. Espulsa anche da questo, venne accolta da una coppia di sposi profondamente pigli, Venturino e Grigia, che le riservarono una piccola camera nella parte superiore della propria dimora. La loro generosità sarebbe stata ricompensata da Margherita, che pose al servizio della famiglia adottiva e della loro cerchia i suoi carismi. Si dedicò alla formazione ed educazione dei figli dei suoi benefattori, benché cieca, fu guida dolce e autorevole per molte persone che ricorrevano a lei per ricevere consiglio e conforto. Si prese anche cura dei poveri e dei miserabili della città. Nonostante fosse cieca e menomata, si prese cura dei poveri e fu una sorella caritatevole per tutti gli sventurati. Nella casa di Grigia e Venturino trascorse il resto della sua breve e semplice vita, dividendo il suo tempo tra preghiera, vita contemplativa e carità operosa. Dopo aver indossato l'abito delle terziarie domenicane, iniziò a frequentare quotidianamente la chiesa dell'ordine, dove si confessava ogni giorno e partecipava con grande devozione alla celebrazione eucaristica. Quando la malattia si aggravò, fece chiamare i frati per ricevere i sacramenti, rese grazie a Dio e spirò in perfetta serenità il 13 aprile del 1320. Margherita aveva 33 anni. Margherita da Città di Castello condusse una vita semplice e nascosta, una vita fatta di preghiere e di ascesi, di attenzione agli sventurati e di operosa e umile carità quotidiana. Fu dunque priva in apparenza di avvenimenti di rilievo, ma il suo esempio ci riporta in tutta la sua essenzialità e nettezza a una verità originale del cristianesimo, a quella benedizione antica che, invertendo i ruoli, consegna ai poveri, ai piccoli e non ai grandi del mondo la lezione divina. Questo lo comprese Ubertino da Casale. Il grande spirituale francescano era un uomo di grande dottrina, ma egli scrisse che Margherita era stata maestra sua molto di più di tanti dotti teologi e speculativi. La grandezza spirituale di Margherita venne ben compresa anche dagli abitanti di Città di Castello, che subito dopo la sua morte chiesero che venisse sepolta in chiesa. Essi la consideravano già santa. Come si usava a quel tempo, in simili circostanze, il suo corpo venne preparato per l'imbalsamazione
e fu allora che nel suo cuore, narra la leggenda, furono trovate tre piccole pietre dove erano raffigurati tre volti, Maria, Giuseppe e Bambino Gesù, i componenti della Sacra Famiglia. Il piccolo presepe, inciso nel suo cuore, quasi lascito testamentario, era il messaggio consegnato da Margherita. I suoi occhi spirituali avevano saputo vedere nella propria condizione di abbandono e di emarginazione il volto stesso di un Dio incarnato per amore della contingenza, temporalità e finitezza. Così, la condizione iniziale della fanciulla povera ed emarginata si rovescia, come nel Magnificat, all'azzeramento di ogni potere e di ogni superbia umana corrisponde nella Beata il dono della sapienza, alla cecità corporale la chiarezza della dottrina, all'ignoranza la grazia luminosa della parola, alla mancanza di mezzi e strumenti la potenza di compiere miracoli. Per questo la fanciulla povera e illetterata, che non sa niente di libri, ma ha ricevuto tutto da Dio, diventa un'apprezzata maestra spirituale, esercita un carisma di maestra e qualche volta anche di profezia. Il 7 settembre 2012 il nostro predecessore Papa Benedetto XVI ha firmato il decreto di canonizzazione equipollente di Santa Hildegarda di Bingen e noi stessi il 15 novembre del 2013 quella di Santa Angela da Foligno. Precedentemente il titolo di dottore della Chiesa era stato riconosciuto a Teresa di Gesù, Caterina da Siena e Teresa di Gesù Bambino. Ma come può essere paragonata a queste donne straordinarie la piccola Margherita? Ella non compì imprese eccezionali, non fu una fondatrice, non scrisse libri o disse parole memorabili. La sua condizione di disabilità fisica non le consentì di dedicarsi totalmente a opere di carità, di assistenza negli ospedali e nei rosari, come fecero altre sante del suo tempo. Margherita fu tutta preghiera, vita contemplativa, attenzione umile quotidiana a tutti coloro che soffrivano le piaghe dell'emarginazione, della vulnerabilità fisica e della povertà. Anche in questa prospettiva si comprende la vitalità della devozione della mantellata domenicana nel mondo contemporaneo, non solo in Italia, ma sorprendentemente anche negli Stati Uniti e nelle Filippine. Il culto riservato in questi paesi a questa piccola santa medievale può apparire sorprendente. In realtà esso è da leggersi come un segno profetico di grande valore. In una società opulenta come quella americana, ma caratterizzata da profonde disuguaglianze e solcata da spaccature profonde, dove la povertà coincide con l'emarginazione, sovente con l'indifferenza, se non il disprezzo, la vicenda della fanciulla umbra assume un alto significato simbolico, si fa portatrice di una controcultura. In un contesto storico come quello contemporaneo, dove a dominare sono i modelli vincenti legati alla bellezza, alla salute, alla ricchezza, al potere, l'immagine di Margherita, una perdente agli occhi del mondo, esce dai canoni per evocare un sistema di valori rovesciato, dove al primo posto si trova la dignità della persona, del suo diritto alla vita, a nascere prima di tutto, sia essa povera, malata o disabile. Dopo la morte, il 13 aprile del 1320, le spoglie di Margherita vennero trasferite nella Chiesa della Carità officiata dai frati predicatori. Se il culto di Margherita fiorì inizialmente nei luoghi che erano stati teatro della sua vicenda terrena, un ruolo decisivo nella sua promozione spetta all'ordine dei predicatori, che sin dagli inizi del 300 fece della Beata il simbolo della propria presenza pastorale a Città di Castello e del forte legame che il locale convento intratteneva con la cittadinanza. L'ordine domenicano ha altresì favorito il diffondersi della devozione della Beata da Città di Castello in tutto il mondo. Dopo tre secoli e mezzo dal primo riconoscimento ufficiale del culto da parte della sede apostolica avvenuto il 19 ottobre 1609,
Il 19 gennaio 1987, in concomitanza con il settimo centenario della nascita, una richiesta di canonizzazione venne inoltrata dai vertici della Conferenza Episcopale Umbra al mio predecessore San Giovanni Paolo II, mentre l'anno successivo i vescovi di Città di Castello, Urbino, Urbani e Sant'Angelo in Vado chiesero alla Congregazione per il culto divino di confermare a Margherita il titolo di patrona dei non vedenti e degli emarginati. Queste iniziative, avviate nei luoghi che tradizionalmente erano stati interessati dal culto, venivano adesso supportate anche da nuovi grandi poli devozionali, quello statunitense e quello filippino, dove si aprì un grande movimento per la canonizzazione della Santa Umbra. Nel 28 novembre del 2019, diversi anni dopo la conclusione dell'inchiesta diocesana, Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti, le Sue Eccellenze Domenico Cancian, Giovanni Tani e Renato Boccardo e il Maestro dell'Ordine dei Predicatori, Fra Gerard e Timoner, rivolgevano alla nostra persona la richiesta formale di concedere la canonizzazione equipollente della Beata Margherita con dispensa dal miracolo formalmente dimostrato. Dopo matura riflessione, nello spirito e nel rispetto della dottrina ampiamente trattata dal mio predecessore di beata memoria Benedetto XIV, dopo il congresso ordinario del gennaio del 2020 presso la Congregazione delle Cause dei Santi, venne presentata alla nostra persona la richiesta per mezzo dell'allora prefetto il cardinale Angelo Becciu a concedere l'autorizzazione a poter procedere alla posizio super canonizzazione equipollenti della beata Margherita. Nello stesso giorno abbiamo dato il nostro assenso. Scritta e stampata la posizio, essa fu sottoposta al giudizio dei padri cardinali e vescovi nella sessione ordinaria del 18 aprile del 2020. Pertanto, il 24 aprile 2021, esaminato tutto per tempo e con cognizione certa, invocato l'aiuto di Dio, abbiamo ratificato la sentenza della Congregazione delle Cause dei Santi e ugualmente stabilito che il culto della Beata Margherita di Città di Castello in futuro sia estesa a tutta la Chiesa. Perciò, per la gloria di Dio, ad esaltazione della fede e per l'accrescimento della vita cristiana, in virtù della nostra apostolica autorità, decretiamo che Margherita di Città di Castello, laica del Terzo Ordine Domenicano, sia santa e stabiliamo che venga ascritto al catalogo dei santi e sante e debba essere adorata con pia devozione e invocata tra le sante della Chiesa Universale. Vogliamo infine che la nostra deliberazione sia ferma, immutabile e irrevocabile, e allo stesso modo desideriamo che con lotizia e gratitudine venga accolta dai pastori della Chiesa e dai fedeli, i quali, contemplando la luce che emana dalle virtù e dalla spirituale sapienza di Santa Margherita, brucino sempre più per l'amore in Cristo crocifisso, Figlio di Dio e Redentore dell'uomo, e che essi, imitando gli esempi mirabili della sua santità, in unione con i santi Apostolo Pietro e Paolo e con tutti gli altri abitanti del cielo, possano procedere alacramente nel cammino della santità. Francesco, Papa. Thank you.
Paolo Martinelli, parroco di Citerna, sacerdote quindi della diocesi di Città di Castello, che è di Margherita, non una città.